E carissime amiche ed amici, bentrovati ancora sul canale. Qualche parola la dobbiamo dire anche per il caso della scomparsa della bambina, della piccola Cata, 5 anni a Firenze, in relazione anche al commento, insomma, per ciò che è stato detto a quarto grado. Ora, alcune cose bisogna dirle. Sono state viste queste nuove immagini della bambina che sale una scala, poi scende. Non è che si possa trarre qualche motivo di novità da ciò, però certamente si pone una forbice sempre più stretta per quanto riguarda il momento della scomparsa, cioè sicuramente dalle 15:20 alle 15:30, 15:40 massimo, quindi questi 10-15 minuti che la bambina è scomparsa nel nulla, ma scomparsa nel nulla partendo appunto dall'interno di quell'ex hotel occupato da questi peruviani e rumeni. Quindi è qui, insomma, il nocciolo della questione. Qui non parliamo di una bambina scomparsa per strada, presa per strada, per cui può essere chiunque, anche il mostro, il pedofilo che passa. No, qua è inutile che ci giriamo attorno, perché in quei momenti l'hanno presa qualcuno che stava all'interno dell'ex hotel Astor, e credo che questo qualcuno non sia qualcuno che l'abbia potuto prendere così in maniera estemporanea, ma che faccia parte ovviamente di un progetto criminale. Ma quello che veramente ho trovato incredibile e assurdo è che si parli di autobus, ad esempio, il famoso autobus 35. Ma che di questo autobus, vedete, prima ancora che i carabinieri, gli investigatori facessero indagini più approfondite, già se ne parlava. Com'è possibile, no, che il nonno della bambina, collegato dal Perù, voi immaginate, collegato dal Perù, quindi dalla parte opposta, diciamo, del nostro mondo, a una TV peruviana, dichiari già tempo fa, dice: no, ma io quello che so è che la bambina è stata vista sull'autobus numero 35 con una coppia. Immaginate queste notizie, come mai, cioè in che modo sono arrivate a questo nonno? Chi gli dice questo? Però non deve essere qualcosa di del tutto estemporaneo, vedete, perché poi la conferma di questo famoso autobus 35 è detta anche da Isabel. Chi è Isabel? Isabel è, diciamo, forse la migliore amica di Caterina, la mamma di Cata, e anche lei parla. Tempo fa già diceva, si dice che la bambina è stata vista sull'autobus numero 35. Ora non so se questa sia stata una voce astratamente messa in giro, anche, vedete, quelle che è poco probabile, forse si avvicina alla verità. Può darsi che la bambina sia stata ingannata in qualche modo e sia andata con alcune persone che io non ritengo sconosciuto, su un autobus che era la via, come dire, più pericolosa per chi l'ha presa, ma forse più anonima che pensare a una macchina, un camioncino con una sedazione per la bambina, a queste cose qui un po' più articolate. Quindi credo che chi ha portato via la bambina non è uno sconosciuto, e come è stato detto pure ieri, le bambine a quell'età possono essere ingannate con poco, con una promessa. Quindi magari la promessa di dire: andiamo dalla mamma, ti porto dalla mamma. Chissà, però, di chi si fidava questa bambina? Certamente si fidava dello zio Abel, sul quale ci sono tanti dubbi, mi dovete credere, perché su di lui
I dubbi gravano perché è lui uno di quelli che comandava in quell'ambito. E quindi non solo comandava in quell'ambito, ma era colui che doveva sorvegliare la bambina. E quindi io ho la convinzione che almeno qualcosa lui sappia. Questo autobus 35, se fosse una pista, posta alla Leopolda, da lì una tranvia posta alle Ferrovie dello Stato, chissà se vogliamo seguire l'ipotesi di una bambina che viene portata fuori Firenze. Anche la ex PM pugliese, presente lì in studio, dice la stessa cosa di cui sono convinto io, cioè che la bambina è stata convinta da chi conosceva. Esprime anche lui dubbi su questo zia Abel, ma comunque che fosse tutto organizzato, questo è chiaro. Però quello che veramente ha fatto più scalpore ieri è sentire questa Lidia, quest'altro piccolo boss, questa signora che è un altro boss che fa parte però che comanda il gruppo Rom dei rumeni. Vedete, in quel ex hotel è veramente la riunione di associazione a delinquere, che ahimè è stata tollerata anche dalle istituzioni. Lì praticamente si fronteggiavano due gruppi di peruviani e un gruppo di rumeni, che più o meno convivevano in maniera non molto pacifica. Il gruppo dei rumeni era capitanato da questa Lidia e i gruppi peruviani da Carlos e dal suo braccio destro, proprio lo zio Abel. E cosa ci dice questa Lidia, questa, chiamiamolo il boss del gruppo Rom? Dice assolutamente che il gruppo dei rumeni non sa nulla di questa vicenda. Poi dice: andate a vedere bene nel gruppo dei peruviani, che dal sabato al lunedì pensano solo ad essere ubriachi e a picchiarsi fra di loro. Domandate allo zio della bambina, che probabilmente fa allusione anche a quel fatto di quell'uomo ecuadoriano che si butta dalla finestra per sfuggire a un tentativo di pestaggio o peggio. Vi ricordate, ne abbiamo già parlato. E chi è che voleva fare questa violenza? Proprio Abel. Quindi c'era qualche tensione molto forte in quell'ambiente. Ma Lidia dice, fuori dai denti proprio, dice: l'ha presa qualcuno venuto sì da fuori, però con un appoggio interno. E allora l'idea, quando lei dice qualcuno è venuto da fuori con l'appoggio interno, l'idea va a quei famosi tre giovani che il sabato mattina di quella mattina, 10 giugno, cercavano lo zio Abel. Non è detto, però l'idea va a quelli là. Ma voi pensate che delinquenza? Che delinquenza? I genitori gridano al mondo: aiutateci a cercare la bambina. Loro devono aiutarsi a cercare la bambina dentro i loro gruppi. E addirittura questa Lidia accusa la mamma dicendo: lo sanno loro cosa hanno fatto, mamma e zio. Ecco, l'accusa è forte ed è diretta. Lo sanno loro cosa hanno fatto, mamma e zia. E più chiaro di così. E quindi c'è chi non vuol capire. Il conduttore Nunzio, ad esempio, a un certo punto se ne esce e dice: perché buttare sospetti su dei genitori disperati? Vedete, sono dei luoghi comuni. Senz'altro io credo, per carità, che siano disperati, ma non possono volere da altri quelli che è loro sanno. E poi subito dopo, ecco,
si apre l'inquadratura delle telecamere per vedere la buffonata del venerdì sera, ecco la buffonata di nuovo, una sorta di sfilata del venerdì sera con una decina di peruviani là con gli striscioni in mano a manifestare cosa? Cioè, quando poi la gente italiana non partecipa, è perché si è capito che questo è un sequestro anomalo, è un sequestro che nasce dal loro interno. Quindi è inutile che facciamo questa buffonata il venerdì sera a far vedere una decina di peruviani con in prima fila questo zio Abel che è sospettato, insomma, con lo striscione in mano. Si facessero delle domande. E anche quella mamma Caterina credo che non abbia detto tutto. Cosa vuole lei, ad esempio, dal sindaco che non interviene contro la gente di Firenze che non solidarizza? Deve rendersi conto che la verità va cercata negli ambienti delinquenziali nei quali lei vive. Lei stessa dice: qualcuno dentro all'ex hotel sa. Bene, allora si vedesse questo. Dice bene Carmelo Abate ieri che le motivazioni di questo sequestro sono grandi, perché grande è stata la vendetta, chiamiamola così, di prendere una bambina, e lui pensa che sia legato allo spaccio di droga. Deve essere qualche partita di droga, insomma, non so, non pagata, qualcosa del genere, per cui si è andato con la mano pesante, e quindi sicuramente si è andato con una mano organizzata, e quindi il segreto sta tutto lì, lo sanno magari Lidia, Carlos, Abel, perché senza di loro niente si muoveva, non cadeva nemmeno una foglia senza che loro volessero in quell'ambiente là. E qualcuno dice: quando la mamma torna dopo le 15:30 trova un ambiente ostile, nessuno le dice niente, nessuno dà l'allarme, lei stessa non va subito dalla polizia, dai carabinieri, cerca una mediazione, chiama questa signora Lidia, cerca nel suo ambiente, riesce a capire qualcosa che non va. Dopo è costretta ad andare dai carabinieri, ma non si può volere dall'esterno quello che è accaduto all'interno. Qualcuno dice ieri, dice: facciamo appello a tutti perché si avvicinino a questi genitori per trovare la bambina. Ma trovare la bambina dove? Come? Che i genitori si facciano avanti a fare dei nomi. Vedete, quello è un ambiente brutto. Si parla addirittura di una violenza, quest'altra ragazza di 15 anni è avvenuta un po' di tempo prima, i racket delle stanze, il traffico di droga, la ricettazione, i furti, le rapine. In questo ambiente che viveva questa dolce, dolcissima bambina, che ovviamente non era ancora stata infettata, ecco, dall'ambiente torbido, dall'atmosfera inquinata che respirava. Era un'anima pura ancora a quell'età. E quindi chi porta sulla coscienza, insomma, qualcosa, è bene che lo dica, o è bene che i genitori, invece di, come dire, fare appelli, a fare le sfilate, eccetera, appelli agli italiani, facessero appelli ai loro gruppi, dentro se stessi, se vogliono veramente dare una svolta a questo caso. Grazie amici miei, vi auguro buon fine settimana, buon sabato, vi voglio bene, un abbraccio a tutti quanti voi, ciao!